Sai come lo chiamano il TF8? No. Lo strumento del demonio. Porca troia. Che schifo che deve fare questo organizzatore qua del cazzo. Dentro, dentro, che così mi... Fai canestro. Allora. Però mi è arrivato indietro. Allora, un incontro inedito e goloso tra l'assenzio e la custard. Cos'è la custard? Ah, una vaniglia. La vaniglia? Vaniglia custard. Cioè? Custard. La vaniglia. Custard. 50 pg, 50 vg, mg, 4 mg, fmg, ppp. Va bene, ok. Sai che sul sito della Fuji c'è scritto give me a F, give me a U? Give me a strunz. A strunz. Va bene amici, carissimi, grandi, siamo tornati. No, com'è che faceva? Aspetta. Oh, ho dato una testata! Ma lo fa il culo! Stupido. Ma perché? Bene! Ma perché? Bene, perché ma, lo ma pagano. Ma male! Vabbè. Lo pagano. Beh, oh, però... cioè, cosa ti devi fare? Va bene ragazzi, oggi... Ho dato il pugno, non mi sono fatto niente! Non mi sei messo, va bene! Bene. Ma perché? Fagli un'altra, fagli un'altra. Ci ho dato la gomitata. Non mi sono fatto niente. Gelato. Bene, bene. Bene il cazzo. Bene, la... bene il cazzo. Momento serietta. Oggi, cari amici, andiamo a parlare di un prodotto che avremmo già voluto recensirlo prima, ma per la mancanza di tempo non l'abbiamo fatto. Comunque, il... io lo sapevo che prima o poi, prima o poi è partito un lapillo vulcanico. Un lapillo, un lapillo vulcanico. Un lapillo. E si è andato a schiantare contro il monito schiacciando. L'operaio semplice che usa i termini sofisticati. Schiacciato, schiacciato. Va bene, ok. Mi ha oggi... rotto un pixel. Sì, ho rotto un pixel. Vabbè. Comunque, oggi parliamo del Tenebrio. Della Fu. Della Fu! Che sarebbe un incontro inedito e goloso tra l'assenzio e la custa. Vedi come... Ma cosa c'era dentro gli orni manga? Che cazzo ne so io. Che cazzo c'era nell'orni manga? Vabbè, comunque sta roba qui è assenzio e la custard. Che la custard lui non sa cos'è, è una vaniglia, non so di chi. Per chi? Del colonnello Custard, quello di Cluedo. Ma che è? Una mustard. C'era quello nel Far West che... Era un Custard. Lui sempre svapava. Nel Far West svapava. E tu dici, minchia, oh, bello, ma che fai? Ma che fai? Sto a svapare. Ma che cosa? La Custard. La Custard. Allora l'hanno chiamato il colonnello Custard. Che poi in realtà era mustard. Mustard. Però lui era un mustard. Per dire invece di mustard, dice mustard. Per gli amici custard. E per gli amici diventò il tenente. Allora, ambasciatore. Intanto custard. Voglio mostrarvi la mia nuova tessera sanitaria. Che non gliene frega un cazzo a nessuno. Comunque non farla vedere perché ci sono i tuoi dati. Sei proprio un coglione. E niente, adesso lui sta già svappando il Tenebrio. Quindi vuoi parlarci di sto Tenebrio? Allora, il Tenebrio, qua parla del liquido pronto, 50 pg, 50 vg, da 0 mg, 4 mg, 8 mg, 12 mg. Però io avevo preso l'aroma. Concentrato, perché esistono anche in concentrati. Esatto. Infatti, come potete notare, adesso me lo ricordo io, il boccettino era diverso perché c'era un bigatto. E chi ci crede?
Perché c'era questo bigatto. Il Lepidoptera. Un Lepidoptera. Comunque non ci credo. Va bene, l'avevamo preso in fiera, l'hai visto anche te. Sì, ma non ci credo. Va bene, fai mo meno. Cioè, l'ho visto, ma non ci credo. Ok. Allora. Si svapa su questo strumento demoniaco, che è il TF-8. Non comprato. Per voi youtuber che ci seguite, voi followers che ci seguite, e parlo per i più anziani perché i pupi non sanno neanche che cos'è, sto cercando un Expromiser. Ora, chi avesse un Expromiser... Non dateglielo. Che? Se no, 100 euro. Se no, vabbè, io... 100 euro. 800 o 100? Cent. Detto così è parola Sint. Spudaghi ancora. Probabile. Sto cercando un Expromiser. Quindi, chi ce l'ha e non lo usa, please, me lo vendete. Lo disinfettate con il fuoco prima e poi dopo me lo vendete. Detto ciò, togliete le OR magari prima. Togliete le OR, se no ci metto quelli del tuo toserba. TF-8, testina a 4 coil con potenza consigliata da 120 a 180 W. Io sto svapando a 130 W. Ottimo, che è altissimo, prova potente. Prova di svapo. È potente 130 W, come fai? Cose da uomini. È notevole. Cose da uomini. Okay. Ora io proverò una svapata a 130 W. W e una svapata a 80 V, W, per sentire se ci sono differenze. V. Ma la ramoli acroba, pulmon, calghè. Questo è 130, tira. Sì, ma sai quando andiamo a fare la visita dalla dottoressa a lavorare la prova spirometrica? Però non esce... fermati bene! Non esce un cazzo e ci lasci un polmone. Hai 80 litri di polmone! Sì. È fresco. Proviamo. Beh, è vero. Sì, è fresco. L'assenza che fa. 80 W. 70... Sotto V. 80.1, 80.0. Ambo. Ricchionissimo. Allora, visto che è 40 minuti che mi sta dando dell'omosessuale a me, io vorrei farvi vedere con che cosa è arrivato. Questa qua è sua. Vai, ci sono anche le calze da uomo e le calze da donna. Ma non dire cazzate. Non dire cazzate. Io mi compro delle calze non indifferenti. L'ultimo paio che mi sono, che mi hanno regalato, la mia ragazza mi ha regalato un paio di calzini, mi ha preso quelli con le lampadine. Con la lampada. Tipo idea. Sì, però questa qua è la borsina della tua donna. Dai. Beh, già io li frego le robe alla mia donna. Ma... sostanzialmente non è cambiato un cazzo. Un cazzo, se il liquido è sempre quello. Però sai, magari al 130 watt senti un gusto a... Mi piace 80. Di più a 130 watt, so, pare sta roba, però. Fa più maschile. Beh, già, ma anche 120, cioè... L'atomizzatore è una merda, però. Ci fa del fumo, ma perde, piscia, squirta. Comunque io la vaniglia... non ce la sento. Non riesco a dargli un gusto definito. E non riesco neanche a dire che sappia veramente d'assenzio, perché io l'assenzio comunque l'ho bevuto, quello legale. No, non farlo. Sto buttando. No, non farlo, ti prego. E niente, mentre lui fa il coglione, io cerco di provare a esprimere in modo serio la mia opinione. Allora. Comunque. Sì, dai, si può svappare, perché sì, non è male, però. Non riesco. Fresco, un po' abbastanza. Un sapore caldo, però, che. Mi sa da caldo. Da roba invernale, comunque. Non so perché a me da questa idea. Beh, diciamo che è un fresco non.
Non rinfrescante, ma un po' intiepidante. È un fresco caldo, ecco. Buono, è qualcosa da invernale, perché è bello corposo, bello pieno, comunque mi riempie la bocca. Io ora la scienza purtroppo non me lo ricordo più perché l'ho bevuto anni fa. È Io lo metto, mia mamma lo mette nel biberon. per quello che sei diventato così. È Beh, una probabile. visitina io però la farei, eh. Ci devo andare con Pietino. È dolce perché si sente questo retrogusto vanigliato, ma non troppo. Io sinceramente però da All Day No. no, romperebbe Se il hai culo. un tank a tiro di polmone che non te ne fai niente, te lo vuoi tenere carico di sta roba qua, perché tu sei pieno di soldi, ti puoi permettere 1.000 atomizzatori, un Allora, in tank. un video sono povero, in un video sono pieno di No, soldi. dico a lui che ci sta guardando. A tu. Ti A tu compri è il una tenebrio marca però che. e te lo tieni dentro, te lo provi e direi quel cazzo che No, vuoi. tieni dentro fine, cioè non è che. E te lo provi, insomma, perché ci può stare, poi non ci può stare. Sì, io ho notato, perché io dopo. Quanto tempo è che svapiamo noi alla fine della corsa? Insomma, Reide. Da quanto tempo svapperemo? Da gennaio? Snar? O Sì, fra? Fra 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 febbraio. fra 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 fra. No, febbraio siamo andati a coso. No, dai, da ottobre dell'anno scorso. Ottobre, novembre, No? dicembre. Ipotizziamo, è un anno che stiamo Sì, più o svapando. meno. Dopo un anno ho realizzato che le mie preferenze vanno sui liquidi fruttati e o mentolati, comunque qualcosa che sia fresco. Ho notato che la fu fa tanti liquidi fruttati e mentolati E dolci. La e dolci. E l'unico dolce che non mi stanca è la tartelette, l'infinita tartelette. La tartelette. Quando vai, quando, se un giorno andrò in Francia, quando finiranno di fare gli attentati, ok? Che tutti. apriamo una parentesi. Avete rotto il cazzo. Basta attentati. Perché io devo andare ad Amsterdam. E lo Quindi non dice. rompetemi E le se lo palle. dice lui, E non dovete rompetemi le palle. smetterla sul serio. Perché se si incazza lui, cioè vedete che faccia. Rotterdam Terror Corps. Urcati undimenti. Stavo dicendo, quando un giorno andrò in Francia a visitare il museo della Peugeot, perché in Francia che la Torre Eiffel la vanno a vedere tutti, io me ne fotto, vado a vedere il museo della Peugeot. Quando andrò a mangiare al ristorante, Che tristezza. E tutti mangeranno le escargot, te mangerai i copertoni della Peugeot. ma i copertoni, e però come dolce la tartelette. E poi con un bel calice di olio esausto di un motore Un Peugeot. bel calice di 10,40 della Total. E ho notato che ci sono tanti freschi, fruttati, golosi, mentolati. Quindi valuterò per il mio tiro di guancia. Questa è la sigaretta che mi salvò. Le Le chiappe. E qua ci metto la tartelette. E qua vado da Dio. E valuterò. Ci sono tanti Fug Life che sono i cosi, i Claudio Chasing, questa merda. sto merda è 50-50. Questa merda, beh, sì, ho preparato, c'avevo la base 50-50 da povero, che ho regalato a te perché sei più povero di me. No, perché tu li spendi e non sai Vabbè, ho realizzato adesso che mi che piacciono fartene, i. quindi li getti via. Cioè, non è che. Comunque, Comunque, non è no, male, dai. buono, Un ma 6 io li do. sì. Appena appena sufficiente. Sì. Un 6 meno meno, un 6 meno meno. Potresti Dico. fare di più, amico mio, potresti fare di più. Impegnati. TF8 Impegnati, o la no. fu? Potresti fare di più. Fresco, non troppo, dolce, non troppo, e non riesco a decifrare bene l'aroma, che sarebbe, penso, quello principale, cioè l'assenzia. Con ciò vi salutiamo con l'ultima svapata, che in inglese
The Last Swapping. Bene. A lei. Ah, ok, anch'io la faccio. Allora era la penultima la tua, la mia è l'ultima. Con le ultime. Mamma mia, come si è sfilato tutto il murmurri. Bene, con questo è tutto. Compratelo, provatelo, così. Sì, un aromino, 10 ml. Fate il cazzo che volete, comunque. Noi siamo sempre in Mandorlai e vi salutiamo con la nostra fase, la nostra frase. Fase. Tu sei un po' giù di fase. La nostra frase principale, che sarebbe a dire? Svapo puro. A cazzo duro. Continuate, seguiteci. Beh, ovvio. Sempre. Vaccelo a dircelo. Iscrivetevi numerosi a promessa a 200 iscritti. Si spoglia nudo. No. Ti piacerebbe? No, me no. Però cavalla magari. Golosa. A 200 iscritti mi svaperò il mercurio cromo su Tietra. Ottimo. Alla prossima, stateci bene. Stateci sempre, yes, tunet. Ciao. Ciao.